questo lavoro nasce da una commissione. E la commissione era molto divertente, ma insomma per niente semplice, che è proprio fare una riscrittura per un attore solo di una tragedia perduta di Euripide, Alexandros. Andando a studiare questi frammenti abbiamo scoperto qualcosa che ci ha riportato in realtà un'altra storia che è legata di più alla città di Troia e all'Iliade. Questa l'intenzione di questa riscrittura è andata nel fare un lavoro sull'identità di un personaggio. Proprio abbiamo, più che ricostruire una tragedia perduta, abbiamo cercato di far emergere chi era questo personaggio, questo Alexandros. Combatte, guida carri, soldati, allarga il regno nelle regioni intorno. Con lui Troia diventa Troia City. La cosa che mi è piaciuta molto nel lavorare a questo progetto è stata la possibilità di lavorare con Lino Musella fin da prima, quando ancora stavo studiando i frammenti della tragedia perduta di Euripide. Quindi io ho dato il mio tocco, ma la direzione, la composizione, il progetto, la direzione sono state tutte in collaborazione con Lino, e anzi credo che le idee migliori dal punto di vista tematico e sonoro e strutturale siano assolutamente di Lino. Come attore è stata un'esperienza straordinaria, ambita, desiderata e non abbastanza ancora per me credibile, nel senso che io 15 anni fa ho visto Lino in scena per la prima volta e rimasi colpito, è assolutamente uno dei miei riferimenti. Lui aveva meno di 30 anni all'epoca, ma era subito diventato uno dei miei riferimenti. Quindi già il fatto in sé che ci sia stata la possibilità di incontrarci e di lavorare insieme è stata la realizzazione di un sogno. Probabilmente da parte di chi sta sul palco, di chi fa un po', diciamo, la parte artistica, forse ha risentito, è rientrata in contatto alla vera precarietà di questo lavoro, la vera tangibilità, no, di questo mestiere, e quindi una zona molto pericolosa ma anche molto profonda, e quindi ha scaturito sicuramente delle riflessioni molto molto importanti proprio sul senso e la necessità di farlo o di non farlo, perché c'è anche quella possibilità, non farlo più. Altre riflessioni riguardano proprio il rapporto tra questo lavoro e la società, le politiche culturali, quindi questo è ancora un altro discorso, cioè se il teatro serve alla società, allora noi serviamo, se il teatro non serve possiamo cambiare tutti i lavori. E io penso che serve veramente, serve perché serve per parlare di zone che, insomma, di cui si parla poco, zone che riguardano, no, l'arricchimento di un'intera comunità, il praticare una parte spirituale ma laica, ecco, e quindi che è anche uno strumento di istruzione molto molto potente, e in questo momento, siccome i due modelli in crisi sono probabilmente proprio lo spettacolo, la cultura e l'istruzione, probabilmente questi vasi dovrebbero comunicare un po' di più.